Il piano di riordino sanitario che penalizza L'Aquila e Teramo fa discutere, così l'assessore Paolucci è stato chiamato in consiglio comunale all'Aquila in audizione. Un consiglio comunale straordinario sulla sanità. L'ospedale di secondo livello a massima specializzazione per le aree interne però appare più questione politica che sanitaria a questo punto. Se si vuole realizzare un ospedale di secondo livello all'Aquila va trasferita lì la cardiochirurgia che al momento è Teramo. Al contrario, ha detto Paolucci, se si vuole trasformare il Mazzini in un ospedale ad alta specializzazione andrà trasferita a Teramo la neurochirurgia aquilana. Il decreto Lorenzin, varato nel 2013, rischia di scatenare una vera e propria guerra tra territori. Un decreto che stabilisce, come è noto, una riorganizzazione sanitaria. Gli ospedali vengono così classificati in di base, di primo livello e secondo livello, veri e propri hub. Nessuno, insomma, si prenderebbe la responsabilità, ha fatto capire Paolucci, di spostare un'unità operativa complessa da un ospedale a un altro. Questo fatto scatenerebbe una rivolta, o all'Aquila o a Teramo. Paolucci ha anche ribadito come gli ospedali di Chieti e Pescara distano tra loro circa 15 minuti, al contrario i nosocomi delle aree interne sono distanti almeno 40 minuti. Per questo sulla costa la sperimentazione partirà prima. Anche lì, tuttavia, ribadito l'assessore alle sanità, entro la fine di giugno 2017 si dovrà assumere una scelta precisa. Il decreto Lorenzin infatti stabilisce chiaramente che le reti dell'ictus cerebrale, dell'emergenza cardiologica e del trauma grave insistano in una stessa struttura. Il piano sanitario regionale ad oggi è stato già validato e approvato a Roma al Ministero della Sanità. Per i prossimi 3 anni dunque non sarà emendabile. Resta da vedere a questo punto l'atteggiamento politico che assumeranno i sindaci e rappresentanti istituzionali delle aree interne che sono certamente penalizzate da queste scelte.